Fino a poco fa parlavamo di forme d'onda come entità indipendenti tra loro e caratterizzate da diverse timbriche. In realtà tutte le forme d'onda risultano essere composte da armoniche, quindi al loro interno c'è un tessuto generale che le collega, che può essere riprodotto, estratto e analizzato quando le singole forme d'onda vengono sottoposte all'azione filtrante di una struttura passabasso, ovvero sia di un circuito che progressivamente depaupera il suono della forma d'onda delle sue armoniche più acute e ovviamente togliendole acute e altre acute alla fine non rimane che la fondamentale. E la fondamentale altro non è che la nostra amica sinusoide che produce il suono più rotondo che esista e ovviamente il suono meno ricco di armoniche che esistano proprio perché è realizzato con una sola frequenza. La forma d'onda dente di sega che ascoltiamo adesso è stata processata attraverso un filtro bassa-basso, ovvero è possibile togliere progressivamente armoniche acute fino a arrivare alla famosa sinusoide di cui si parlava in partenza. Quello che succede è quello che vedete sullo schermo dell'oscilloscopio. Chiudendo il filtro si tolgono armoniche acute, quindi si perde spigolosità del segnale e il suono torna fondamentale, cioè torna a essere la sinusoide che era in partenza. Ma la stessa cosa è valida per un'onda quadra. Questa onda quadra può essere filtrata fino a riportarla a sinusoide. Ovvero c'è soltanto la fondamentale. La domanda che sorge spontanea è cosa succede se si filtra con un modulo passabasso un'onda sinusoide? In realtà succede poco, nel senso che questa forma d'onda, cioè questa sinusoide, non può che essere attenuata dal filtro passabasso, perdendo anche l'energia che rimane soltanto sulla fondamentale, quindi si ottiene il silenzio. In precedenza abbiamo fatto notare di sfuggita come tutte le forme d'onda disponibili all'interno di un circuito analogico vengano realizzate simultaneamente. Questa è la conseguenza della naturale struttura del circuito oscillatore che prevede all'origine la generazione di una semplice dente di sega realizzata caricando e scaricando un condensatore e da questo circuito originale progressivamente l'estrazione delle diverse forme d'onda. Dalla dente di sega originale, per comparazione, si ottiene un'onda quadra. Variando la soglia di comparazione, si ottengono tutte le diverse versioni di onda quadra non più simmetrica, quindi le impulsive dal 99% all'1%. Filtrando blandamente le onde quadre, si ottengono le onde triangolari. Integrando e quindi ulteriormente filtrando, se vogliamo, le onde triangolari, si ottengono le sinusoidi. Questo significa che la sinusoide, così pura in ascolto e così semplice, consta di ben quattro passaggi di trattamento analogico, cioè quattro circuiti servono per realizzare la sinusoide, ergo, nelle macchine più economiche la sinusoide non si mette e la si lascia soltanto nelle apparecchiature più costose e più prestigiose. Inevitabilmente, dente di sega e onda quadra, che sono le prime a essere generate, le più economiche da un certo punto di vista, e tra l'altro anche le più utili, vengono sempre proposte in qualunque tipo di strumento, per quanto esso economico possa essere. La triangolare, che già ha bisogno di un trattamento addizionale, può esserci o può non esserci, ma diciamo che è sicuramente meno costosa della sinusoide, che rappresenta la summa della tecnologia applicata all'oscillatore analogico. Vedremo come sia possibile riprodurre questa tecnica di generazione analogica all'interno di un linguaggio di programmazione. Si parte con un oscillatore dente di sega,
che produce la sua sana forma d'onda e che viene processato da un comparatore che produrrà un'onda quadra. La comparazione della dente di sega produce in banda audio un'alternanza di valori 1 e 0 in base a tutte le volte che la forma d'onda originale supera una soglia che l'utente definisce arbitrariamente a metà della possibile escursione. In questo modo si passerà dalla dente di sega originale a un'onda quadra di questo tipo. Variando la soglia si ottiene un differente duty cycle, ovvero una diversa simmetria dell'onda quadra. Il problema, abbastanza evidente, è che in questo caso la dente di sega ha un'ampiezza significativa bipolare, diciamo più 1 meno 1. In questo caso l'onda quadra ha un'ampiezza molto più bassa, che può essere quantificata tra 0 e più 1, cioè la metà del segnale originale. Bisogna risolvere questo problema. Per risolvere il problema è necessario prendere il segnale prodotto dal comparatore e aumentarne l'ampiezza. Numericamente si moltiplica per 2 questa ampiezza e poi la si strasla verso il basso per meno 1, cioè si sottopone il segnale così generato all'operazione per 2 meno 1. Il risultato è il seguente. In questo modo, partendo da questa dente di sega, abbiamo l'onda quadra di ampiezza dimezzata e l'onda quadra per 2 meno 1 che rispetta l'ampiezza originale. Per ottenere un'onda triangolare partendo da una dente di sega, di solito si procede alla rettificazione dell'onda originale. In questo caso il modulo rectifier è questo, e il segnale che otteniamo partendo dalla dente di sega, questa qui, è questo qua, che è vero assomiglia a una triangolare, ma è abbastanza osceno nella sua qualità timbrica. Per risolvere questi problemi graficamente molto evidenti, queste impurità che si sentono, siamo costretti a processare il segnale già rettificato con uno slewlimiter, ovvero sia con un blando filtro passabasso che permette di ottenere un segnale più pulito. Normalmente questo sarebbe il segnale che entra nello slewlimiter e questo è il trattamento che progressivamente pulisce il segnale. Il problema, ancora una volta, è che ci troviamo di fronte a un segnale che ha ampiezza dimezzata rispetto a quella della forma d'onda originale. Per risolvere questo problema, come abbiamo fatto in precedenza con l'onda quadra, opereremo un per 2 meno 1, eccolo qui, un per 2 meno 1, in modo da garantirci ampiezza simile a quella che avevamo in partenza. Per ottenere un'onda sinusoide è necessario accumulare diversi trattamenti. Lavorando con un linguaggio di programmazione come Reactor possiamo velocizzare in maniera poco seria il procedimento utilizzando direttamente un operatore sinusoide che farà il seno del segnale passante, cioè questo segnale viene processato e quello che noi ascoltiamo è il seno dell'onda dente di sega. Ma il seno dell'onda dente di sega non è sufficientemente puro da garantire un ascolto che sia riconducibile al modello analogico della forma d'onda in questione. Per risolvere questo problema è necessario processare l'uscita audio del seno in un filtro passabasso che verrà opportunamente scurito fino a uccidere tutte quante le armoniche che non ci servono. In questo caso il segnale che abbiamo è una sinusoide molto pulita. Qual è la considerazione che si deve trarre da questa cosa? Che dalla dente di sega di base basta un passaggio per ottenere un'onda quadra di bassa ampiezza o 2 passaggi per avere un'onda quadra di ampiezza sufficiente, 3 passaggi per avere una triangolare, 4 passaggi per avere una sinusoide. Ergo, la sinusoide, che è la forma d'onda più pura e apparentemente più sciocca dal punto di vista analogico, sempre dal punto di vista analogico è la più costosa da costruire.